Buongiorno a tutti. Intanto la prima cosa che mi sento di dire è ringraziare il presidente Sebastiani, Giorgio Repetto, Bocchetti per aver scelto il mio profilo per condurre queste sei partite. Quindi io ho accettato chiaramente con grande determinazione e sono molto orgoglioso di sedermi sulla panchina del Pescara. Detto questo, non ci penso al futuro, per me quello che conta è queste sei partite, farle bene, cercare di farmi conoscere, ma soprattutto ai miei giocatori, alla squadra, cosa che ho cercato di fare velocemente in questi giorni, e nella mia testa c'è solamente di centrare l'obiettivo e finire bene, bene, bene questa stagione. Io sono sempre stato un caratteriale, un di temperamento, facevo anche il difensore, quindi a me piacciono i difensori sicuramente moderni, ma sì che abbiano sempre un po' del vecchio stampo dentro, perché devono difendere. Cerco di, questo me lo sono portato dietro anche da allenatore, cercare di passare il messaggio che secondo me il calcio è sempre lo stesso. Poi l'unica cosa che è cambiata è il retropassaggio, che si può prendere, non si può più prendere con le mani al portiere, ma per il resto i contenuti del calcio sono quelli: ci deve essere agonismo, ci deve essere fame, ci deve essere determinazione. Questo secondo me davanti a tutto, chiaramente non basta poi solo quello, ci va tutto, ci va poi organizzazione, ci vanno idee, ma quello poi sono anche i calciatori che devono saperle poi interpretare bene, e il Pescara secondo me ha degli ottimi calciatori. Lei ha detto che questa squadra non merita la posizione classifica che occupa, meriterebbe ben altra posizione. C'è qualcosa da correggere? Che cosa nello specifico? Ho visto più che altro un atteggiamento mentale, caratteriale, motivazionale da riaccendere, quindi un po' più di sorriso, un po', come si dice a Napoli, un po' più di cazzimma, un po' più di nervo, cercare, perché poi mi riallaccio al discorso di prima, si può parlare di tutto quello che vogliamo, ma alla fine se non c'è agonismo, se non c'è fame, poi nel calcio i duelli sono tutti di uno contro uno nel campo, alla fine gira e rigira, quando abbiamo la palla tocca saltare l'uomo, bisogna attaccare gli spazi, bisogna andare velocemente verso la porta, e quando non si ha la palla bisogna sradicarla, bisogna essere concentrati, bisogna vincere i contrasti. Quindi queste sono state le prime indicazioni, e soprattutto questo secondo me viene fatto se da parte dei giocatori c'è una predisposizione mentale di venire al campo con una certa predisposizione. Quindi questo sicuramente l'ho trovato, diciamo, un po' scarico. Poi per il resto, ripeto, diciamo un po' spenta, magari anche i risultati sicuramente poi quando non vengono è normale che non ti aiutino, perché io conosco solo una medicina nel calcio, le vittorie che ti fanno sorridere e ti danno poi quell'umore, quell'autostima per continuare poi a migliorare. Quindi bisogna, però per ritornare a conquistare punti, per ritornare a conquistare delle vittorie bisogna fare un determinato tipo di lavoro, e questo che ho cercato di fare in breve tempo. Poi a livello tattico l'ho detto, io conto molto, ci sono dei giocatori molto esperti nel Pescara, sono giocatori che hanno 300-400 partite, che hanno vinto campionati, quindi voglio dire, stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso ha fatto quasi tutti, 7-8, anche più 9 hanno fatto la semifinale di playoff, quindi voglio dire, al calcio sanno giocare, non è che glielo devo insegnare io. Io cerco l'equilibrio sempre nelle mie squadre, la mia squadra deve essere sempre equilibrata nelle due fasi, e comunque nello stesso tempo devono essere pungenti quando abbiamo la palla. Lei ha un'idea di calcio ben precisa, se giornate sono poche. Ecco perché le chiedo, cosa serve nell'immediato? Secondo me serve questo. Io sono convinto che determinati giocatori, che io conosco e ho visto negli anni giocare in determinate posizioni, rimessi nelle posizioni, secondo me, ripeto, secondo quello che è la mia visione di calcio, possano nell'immediato darci una mano subito nell'immediato, fare molto meglio, essere, diciamo, più efficaci. Per dirla con i numeri, no ma anche appassionato anche il presidente a questo tema, per dirla con i numeri, per caratteristiche secondo me non ha esterni offensivi da 4-3-3, cioè forse l'unico è Bocic, si potrebbe più pensare a un 4-3-2-1. Pucciarelli e Galano, insomma, non è che non sono due esterni da 4-3-3, Galano e Pucciarelli nella loro carriera hanno fatto sempre gli esterni del 4-3-3. Poi possiamo parlare che magari non sono più dei giovanotti, ho visto i dati del GPS di questi due allenamenti, spingono come
come due animali, quindi vuol dire che parlavo di testa prima, no? Parlavo di testa, quindi la testa voi sapete meglio di me perché fate un lavoro comunque dove dovete scrivere, dovete osservare, dovete ragionare, la testa comanda il corpo. A me piace essere anche un po' asimmetrico, non dare punti di riferimento, quindi i tre attaccanti comunque io gli do delle posizioni dove loro devono, da cui partire, ma poi si devono muovere, e quindi c'è anche un po' non dare molti punti di riferimento, alle volte può essere un po' più sotto, alle volte può essere un po' più largo, una mezzala può entrare. È una squadra che eccelle o dà il meglio di sé quando recupera palla in una certa zona del campo e riparte repentinamente. Lei punterà soprattutto su questo aspetto in queste partite? L'anno scorso l'ho vista parecchie volte, è una squadra che ha sicuramente anche dei contropiedisti, della gente che sia capace di, nelle transizioni tra la tecnica, perché poi nel calcio ci va tecnica, qua c'è Pescara, cioè, i giocatori hanno tecnica davanti, bisogna ripartire con precisione e con dei passaggi mirati e anche con degli attacchi allo spazio, ma ce l'abbiamo, i giocatori che sanno ribaltare 35-40 metri ce l'abbiamo. Palmiero è un play naturale, quindi io penso che io adesso non voglio, faccio allenatore, è andato via Brugman, la società ha preso Palmiero, quindi Palmiero è un play classico davanti alla difesa. Poi abbiamo Alessandro Bruno, lo può fare anche Castano, ma secondo me sono due giocatori diversi, ma ben venga, uno più schermatore, più esperto, l'altro più palleggiatore. Perugia conosco bene l'allenatore, l'ho avuto a Genova, è un allenatore che tira fuori il massimo dei suoi giocatori, chiaramente il Perugia, per quello che ho visto, ha una squadra dove è una società secondo me ha investito, magari si trovano in questa posizione, anche loro sono in difficoltà, e sarà una bella partita, ecco che prima parlavo di fame, di agonismo, no? Perché è uno spareggio bello, bello subito caldo, e noi giochiamo in casa, al di là che non ci sia il pubblico, però poco importa, e noi dobbiamo fare una partita di un certo tipo. Ecco, ripeto, proprio in merito ha detto bisogna fare di tutto per vincere, niente per perdere. Bella come espressione, il saggio Repetto. Repetto è un uomo di grande esperienza, quindi non è che queste partite qua, non è che uno si deve mettere a far calcoli, però deve giocare. Io la partita si gioca sempre solo per vincere, poi è normale che non è che si va a scendere in campo a fare calcoli, poi il calcio ha tante sfaccettature, insomma, voglio dire, bisogna usare l'intelligenza sempre. Ho avuto la fortuna di avere dei grandi allenatori nel mio percorso. Un allenatore che piaceva, che a me, secondo me, è Luciano Spalletti, io ho avuto tanti anni, è un allenatore geniale che ha. Che mi ha passato tante cose, ma anche altri, però lui secondo me è uno geniale. Ma io ho fatto una premessa. Ho detto che sia Luciano Zauri che Nicola Recrottelli sono stati un pochettino sfortunati quest'anno a Pescara, perché non hanno mai avuto la rosa al completo, e quindi quando non hai i giocatori a disposizione magari ti viene anche più facile pensare di fare cambi di moduli e magari rischi di fare un po' di confusione. Quindi io non rinnego sicuramente le scelte, così come sono convinto che il mister ci dimostrerà che farà bene e poi ragioneremo per altro. Ma devo fare una domanda, perché poi la prima l'ho fatto a lui, la faccio anche a te, ovviamente. Ha un contratto per queste sei gare, ma sinceramente, cioè, lui valutare per cercare di costruire un progetto con lui, o perché sono un tecnico a tempo determinato, perché magari hai già altre idee? Allora, cioè, si gioca davvero la riconferma? A parte che nel calcio, se dipendesse da voi, soprattutto i tecnici sono tutti a tempo determinato, perché basta che sbagliano due partite. Non dipende perché è così. In 10 anni ne avete fatti 17 di calcio, cioè, quindi, ma credo che in questo campionato di Serie B sono stati cambiati 19 tecnici. Il nostro intento è quello di conoscerlo sul campo, perché è chiaro che con Giorgio, con Antonio abbiamo fatto una scelta ponderata, non è che abbiamo scelto Sottile perché stava a casa, abbiamo scelto Sottile perché tra quelli che c'erano ci sembrava giusto scegliere il mister, così come faremo alla fine di questo percorso nel decidere quello che vogliamo fare per il futuro. Per riguadagnarsi la riconferma deve fare queste sei partite e dimostrare che è un tecnico bravo come noi pensiamo che sia, e basta. Poi
Per il resto non è che se ci salviamo all'ultima o la penultima, però abbiamo stima e fiducia in lui, sarà facile.